Bentrovati cari telespettatori, oggi la nostra puntata dei colori della nostra terra, il nostro focus settimanale sul territorio, andrà in onda dalla zona di Molfetta. Ma prima di cominciare vediamo insieme quali sono gli argomenti che tratteremo in questa puntata. Ecco il sommario. Questa settimana la Murgia, terra di eccellenze gastronomiche certificate, i mugnai del pane DOP di Altamura, i consigli della biologa nutrizionista. Il pane DOP di Altamura conquista i ristoranti. Oggi Nicola Mangialardi è andato a fare un giro sulla Murgia Barese a caccia di eccellenze gastronomiche certificate. E allora vediamo che cosa ha scovato per noi e chi ha incontrato. Le Murge sono una subregione pugliese molto estesa, corrispondente ad un altopiano carsico di forma quadrangolare, situato nella Puglia centrale. L'altopiano è compreso per gran parte nella città metropolitana di Bari e provincia di Barletta, Andria, Trani, e si estende ad occidente fin dentro la provincia di Matera, in Basilicata. Inoltre si prolunga verso sud nelle province di Taranto e Brindisi. Il toponimo deriva dalla parola latina murex, che significa murice, roccia aguzza. Il nome Murgia fa riferimento ad una voce italica di origine osca, che è mutuata probabilmente dalle lingue pre-indoeuropee, parlate in Italia meridionale prima della migrazione osca, e significa pietra. Tradizionalmente le Murge vengono inoltre divise in varie aree, come la Murgia costiera, la Murgia dei Trulli, le Murge tarantine, la Valle d'Itria, la Murgia materana e le Murge di Altamura. Oggi ci troviamo sulla Murgia, la Murgia altamurana, in modo particolare per raccontarvi di un territorio e di un suo particolare progetto. Siamo con una nostra vecchia conoscenza, che è un esperto di territorio, di storia, di cultura, di antropologia di questa parte di Puglia, che si caratterizza per cosa? Per questa parte di Puglia innanzitutto si caratterizza per l'origine e poi essenzialmente questa parte di Murgia richiama immediatamente quello che io ho per le mani. Il grano? Il chicco del grano. Il chicco del grano, per quanto piccolo sia, un solo chicco dà origine non solo a campi di grani, non solo a raccolte, non solo al lavoro dei coltivatori, ma un chicco di grano dà origine ad una catena cerealicola di produttori di farina, di semola, di grano duro, quello buono per il rimacinato. Rimacinato, dà origine a molti mugnai, dà in qualche maniera anche il prodotto per coloro che producono il pane. Stiamo parlando del pane DOP di Altamura, ovviamente. Pane DOP di Altamura. Da un chicco di grano ad una focaccia, ad una pagnotta di pane. Questa è la Murgia. La Murgia non è soltanto la pietra di Montecaccia, la pietra di Monteficaia, di Saraficaia. La Murgia è essenzialmente il grano, è la nostra origine. Il chicco di grano è l'origine anche degli altamurani. Il chicco di grano è quello che ha determinato l'amore anche per le famiglie cerealicole. Altamura è come una spiga di chicchi di grano. Noi abbiamo molte famiglie che sono diventate piccole imprese, imprese di fornai, imprese di cerealicoli. Intorno tutto partendo dal chicco di grano. È così, Altamura è una spiga dove ci sta una bella filiera. C'è il contadino che semina il grano, il solco, il lavoro. Poi c'è anche il trasportatore, poi c'è anche chi in qualche maniera lo frantuma il grano, chi lo lavora, e quindi abbiamo il mugnaio, abbiamo coloro che prendono la semola, e non è che noi facciamo il pane di Altamura, che è l'ultimo prodotto, il migliore, quello più bello, quello che arriva sulle tavole dell'Europa, arriva pure sulle tavole degli uomini potenti della terra. Anche i grandi potenti della terra hanno assaggiato il nostro pane. Ma la Murgia, caro Nicola, tu mi chiedi che cos'è? La Murgia è una spiga di persone e non solo di oggetti, è una spiga di storie. Pensa che prima che il nostro paese Altamura fosse rifondato, era costituito da appena 50 nuclei familiari sparsi sulla Murgia.
prima di Federico II, sulla Murgia c'erano 50... Hai richiamato potenti, storia, non poteva entrare che Federico II. Vabbè, lui... Ma Federico II, secondo te, aveva assaggiato questo grano e il pane di Altamura che poi si è evoluto in pane doppio? Questo non lo so, ma penso di sì, perché se lui ha voluto fondare una città qui avrà visto un valore, e il valore che c'era, perché quelle 50-60 masserie fortificate che stavano intorno ad Altamura erano altro che nuclei di 50-60 persone che lavoravano sul ciclo agropastorale della nostra Murgia, ed erano 50-60 gruppi di persone, 400-1000 persone. Quella era la spiga che stava prima intorno all'anno 1000. Oggi questo granello di grano, questo chicco di grano, ha determinato una nuova storia, la storia delle imprese, con una differenza, imprese familiari, perché nella nostra zona abbiamo un concetto, un valore aggiunto, il concetto di famiglia. Perché non abbiamo solo la famiglia dei chicchi che fanno la spiga, abbiamo anche le famiglie. Tutti coloro che ad Altamura producono il pane, producono la semola, macinano, seminano, sono delle spighe, e quasi tutti hanno origine dal chicco di base, cioè il chicco della famiglia. Una specie di filiera corta di produzione. Io potrei addirittura coniare, è una famigliera. Corta. Una famigliera corta, una potrebbe famigliera essere corta. Un nuovo slogan. È una famigliera corta, perché è una famiglia dove accanto ai chicchi, che danno una spiga, noi abbiamo una spiga sociale, una spiga non solo sociale, una spiga produttiva che sta riprendendo e sta facendo alzare la schiena a questa città piuttosto logorata dalla crisi economica, rendendola l'ombelico dell'Italia per la produzione del pane DOP, di quello buono, onesto, leale e trasparente, perché di pane ce ne sono tanti, ce ne sono così tanti, pane magari nero. Anche buoni ma non certificati. Ma non è solo certificato, è buono proprio perché è ben fatto, si utilizza, come dicono ormai in tanti, il meglio del chicco del grano, poi i grani della zona. A proposito, ma lo sapete perché solo questa zona è stata individuata? Perché quando milioni di anni fa la Puglia era coperta dall'acqua, l'unica parte che usciva dall'acqua era proprio l'Alta Murgia. Quindi le zone dell'Alta Murgia non sono assolutamente impregnate dell'acqua salata. Questa è la ragione per cui questo terreno ha un sapore in più. Aggiungi che poi nel lievito madre ci vanno i batteri e i lieviti speciali che solo la Murgia con le sue erbe riesce a far produrre, e ottiene un prodotto che non è assolutamente possibile riprodurre altrove. Si può usare l'acqua, la farina, il fuoco, tutto, manca qualcosa che non si può, l'aria, l'atmosfera della Murgia, e questa è la caratteristica per cui, come tu vedi, è un viaggio andata e ritorno, si parte dal chicco e si ritorna al chicco, solo che nel frattempo abbiamo una famigliera corta, produttore del grano, mugnaio, fornaio, e aggiungiamo il consumatore di qualità, che è il più fortunato, diciamo. No, è più intelligente, non è solo il fortunato, è più intelligente, perché tu vai nei negozi, non dappertutto trovi il pane DOP, quello che più lo mangi e meno ti senti pesante. Questa è la differenza. Meglio mangiare poco e mangiare meglio. E questo dovrebbe essere uno slogan che dovrebbe portare sempre più il cibo altamurano, il cibo murgiano, un cibo italiano verso l'eccellenza, molto più di quello che già facciamo. Ecco, a proposito di famigliera corta, facciamo un salto ad un mulino, andiamo a trovare una famiglia di mugnai che da un paio di generazioni si dedicano proprio a realizzare quello che tu dicevi.